L'isola di Rodi è vittima di un incendio devastante che sta mietendo distruzioni senza alcuna tregua. Da ieri le fiamme si propagano fuori controllo, mettendo a dura prova le autorità locali. Sabato, per garantire la sicurezza di abitanti e turisti, ben 30.000 persone sono state evacuate. Tra queste, 2.000 hanno dovuto essere trasportate via nave, lontano dalle spiagge a rischio. La foresta è stata colpita duramente dal fuoco. E non sono risparmiate nemmeno abitazioni private e prestigiosi alberghi, ridotti in cenere dall'implacabile avanzata delle fiamme. La gravità della situazione ha richiesto anche l'intervento delle navi della Marina greca, che hanno raggiunto le zone più colpite, quelle solitamente frequentate dai turisti. Gli sforzi dei coraggiosi 200 vigili del fuoco impegnati sul campo, insieme ai loro 39 mezzi, si stanno scontrando con due ostacoli particolarmente ostici. I forti venti e le temperature altissime che caratterizzano questi giorni. Le previsioni meteo parlano di temperature superiori ai 40 gradi nelle aree continentali, ben 43 gradi nel centro del paese, 44 nel Peloponneso e addirittura 45 nella regione di Tessaglia. Nel corso della scorsa notte, le zone di Massari, Malonas e Araki sono state evacuate, con i cittadini invitati da un messaggio del 112 a spostarsi verso il capoluogo per mettersi al sicuro. Per fortuna, nuovi rinforzi sono giunti ieri notte a Rodi con due C-130 decollati da Elefsina, dimostrando l'importanza della solidarietà e della collaborazione in queste situazioni di emergenza.